Interrompiamo la trasmissione per mandare in onda un'edizione straordinaria del Radio Giornale. Notizie dal giornale radio. Il famigerato Filippo Caturro, evaso ieri dal carcere di San Vittore, sarebbe stato visto in Val d'Aosta da dove ripariamo. Il signor Anselmo Dami, infatti, sostiene di aver visto un uomo i cui dati somatici sembrano corrispondere a quelli del bandito. È proprio così. E sul fare delle nove, vero? Ho visto un uomo scendere da una macchina. La famosa 1100 azzurra targata da via. No, l'era una 500 rossa targata a Torino. È sceso, dicevo, e si è incamminato verso il confine francese. E cantava una canzonetta del festival 1962, sì, ricordo bene. Oh, ciò ci lascia supporre che Filippo Caturro sia diretto dal Trump. Guardie di confine, elicotteri e cani poliziotto sedacciano attivamente la zona. Si spera che la cattura dell'evaso possa avvenire nel giro di poche ore. Se ne passa Casimino, ti già hai visto e non preoccupatelo. Cosa è che Gioacchino so oggi bene? Casore, Ficedio? E a Chieno? Amissa, signor Stamani. Sì? Quando si sostituì stanotte mi tornai a Chienello mio. Sì, venghi. Ma oggi che era bello. Sì. Sì, disse quando voglio bene. E sa con quale mare di salus piglia stamattina. No, chi so disse io. Va bene. Pasta in bianco, mozzarella, usaggio. Va bene, porta la camisa del ragazzo, così sto peccato solo da cancia. Oh, saggio che sei debole. Ciao, Iachino, ciao. A fare me ne pute con chi sto io, non saggio. Allora, se l'aiutante non cammello, costruire? No. Don Cammello è molto... Don Cammello è... Mossi non cammello, ma come mossi non cammello? Io non faccio niente, è tutta una quattina, ma come mossi? È molto da stanchezza. Non vale da fare così per capriccio. Senti, giovanotto, io devo dire una cosa. Io sono mica malata di cuore. Io non mi faccio vedere, Scande! Non parla così di capriccio! Io non mi chiamare la stava nera! Ma come va a fare? Ma va, senti, Giovanna, tu sai che tendi il figlio mio, vieni qua, come sta facendo magari bene. Vuol dire? Scemo completo. Analfabeta, gli è come mezza lingua. Ma tu che futuro mi hai in una vita? E che faccio, me ne sparare? No, chi c'è già prima? Prova la cura, chissà c'è vitamina B6, vitamina B12.
succede? Ho si dormendo, potete te lavare tu io a storia. E che è medico? No, è sempre malato. Manco io scandi mi posso picchiare. Una vita non avevi mai rimore. Ah no? Quando fra 100 anni mi vengono a dire che Don Cammello mossi, sempre su bossi a cicamba, e allora scando già si trova picchiato. E sei donna ruma, basta, finiamo dopo, basta che sto vestito, vuoi dirmi, ci fatti salutare Don Cammello e buonanotte al suonatore, avanti. Se buttare magari 15.000 lire che mi ha dato suo marito. Don Antonio non è mio marito, io è mio genero. E poi ci fai io e ci porta io che mi smelle, non mi va di me. No, 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 non posso tornare né Don Cammello senza 15.000 lire. Aspetta un momento. Che sorrificio di io? E a chi? Non c'è volta. Chi vuoi? E non è tornata ancora. Non è cantata il latino, se. Ah! Nuvole, la lettera. Ma quale nuvole? E poi basta che non ha televisione, non sente che c'è un sole. Ah, tu non ci credi a chi lo carica adesso. E io che ci posso? Sì. Ah, devo fare la mozzarella voi? Ah. E il riso invece ne basta. Va bene, ti aspettiamo, Iachino, ti aspettiamo. E Gesù, Gesù. Che siete ingessato, siete? Ma guarda io rico io. Ma Antonio, perciò come vuoi essere che c'è uno, l'ho letto io e non si accorge che sopra il tappetino c'è l'innaffiatoio. Non ho il piacere di conoscervi, però la faccio capire una cosa difficile che potete dire di sé. Conoscete la legge della comunità? No. Lo sapevo. Vabbè, comunque, secondo voi, quando lo mobile ci potessero essere, che uno non ne metti i veri corotoletto, sopra lo scendoletto trova un annaffiatoio. Io sono abbonato alle meraviglie della natura in caso di questo non è contemplato manco come ipotesi più remota. Uno su sono letto e sopra lo scendoletto pensa che trova un pari tappini, no? E qua se sbaglio correggetemi. Voi dite benissimo. Non ne siete convinto. No, fu un inceppamento. Ah, siete babalecchi. Una specie, io parlo un po' curioso. Scusate. Prego. Scusate allora. Poi ci ho fatto da rubire. Leggete il cartello. No, non posso. Siete magari mio, bene. Papparanno con decenza, sogno alfabetico. No, ma figlio mio, siete... Usaccio, per sparare, sogno rovinato. Ah, cominciando di romani faccio una cura di vitamina B6, B12 e che? Provate. Vabbè, a rovina che ci devo dopo che mi stiamo travagli una settimana sana, sopra la scrivania e passano 3 anni, o cando il chiave, a rovina che volessi rompere una mensurata su me. Buono, lei voglia che prendo cattello. Scusatemi, io buona. Un mese passato sopra il centoletto c'era una data l'ora. Quando da dare che mai vicino o Santa Matta morì. Ma guarda che cosa? Assai, vitamina B12, assai. C'erano 15.000 lire, io ce l'avevo andare a cambiare lo costurero. Manco non c'è meno lì. Dammi 3.000 lire che manco. Sta parlando con mia? Dammi 3.000 lire che manco. Ma che mi sta accusando da ti rubare? Ora lo faccio assistere ad uno spogliereo. Signora, la dici 3.000 lire che io per come sogno con me l'altro scandi non me ne posso picchiare, eh? E va bene. Su 100.000 lire, ma tanto per far dirlo sapere, in sta casa non ci sono soldi che bastano. O dirò 27 meno 70.000 lire, e secondo te tutte cose finiva, e poi sono io che fa la moltiplicazione, tuo padre e dopo esci. Se proprio vuoi sapere, ogni volta te mi si manda una sacchetta solo perché
Perché mi pare che i soldi per cattare la televisione. Sì, signora, non tocca, io e tuo figlio avevamo bisogno, avanti poco e spazio. E ora non fa tocca. No, non tocca poco di spazio. O spazio la vita carrata con tutto questo schifo di giornaletto che c'hai in casa a casa. A stanno a fumarci se rocannocchiale non potevamo fare niente. Sì, o spazio tu cantaste per tia. E noi ci femminiamo a passare a stare punto a farmi così. O spazio. Tocca a chi? Muloni! No, io sto ho fico. Tocca le cabanne, Tocca. Anche io. Ah! Non c'è figuto! Buon signore, io è sempre chi? Un spasso, carice la signora, mi dice trovare del campo in accanto. Ma sei tu, papà! Sei tu, papà! Ora dico io tutto il giorno, con l'occhio mi sentavo per nocchiare a spiare Vincenzo Camporeale, ma perché tu fai fatti tu, ah? I fatti di Camporeale sono fatti me! Ma sono fatti tu! Uno che ha la da mia, e non può fare la vita da me, non la può fare, no! Non può fare! Vieni da cuore! La televisione, mania di grandezza. Come farà a sorgere a Camporeale, non a sorgere? Passiano, abbassati, Camporeale Roma. E Antonio Repice, insomma, ritratto invece. Ma le prime, non dai, a te la abbonamma. Non nominare la abbonamma? Non nominare la abbonamma, gioia mia. Tu una donna della tua età dovete ammaritare, non la vicina che ti poteva vendere figlia. Ti sente buono almeno? Si sta ricchi, si se va male, ricabana ci sente. Ma chi? Devo dire, io ho 20 anni che mi sopporto, 20 anni! Ma moglie era pure da morire di parto. E certo, ci facessi fare con gemella o operasti? Io ci voglio fare con gemella. Perché non sei tu pazzo? E che ve la dire, non cavolo la dice, vieni a cavolo, vogliamo due gemelle. Che significato è? Insomma, la moglie era morire di parto. Evidentemente queste piccine avevano bisogno di cure, di affetto, da latte, un bagnetto, un pannolino, no, ci voleva una firma. I cure e l'affetto ci poteva dare io, ma insomma questa si viene a piazzare qua, si viene a piazzare qua, ora hanno passato 20 anni. Uno mascolo che ha soldato, la firma del conto che si sta maratando, e questa che è sempre qua, sempre qua. Bagnetto non se ne fanno più. Guarda che bella, che uno sta a soggiare senza avere la moglie, oh! Ah, donna Roma! E chi? Dice bene, donna Roma, bravo, donna Roma, bravo. C'è il suo contare i fatti miei, Camporeale, c'è il suo contare i fatti miei. E chi lo sembra Roma? Sempre Roma, Pronto? Cavaliere Spampinato? No, ho sbagliato. Con chi ho il piacere? Camporeale? Non spieghiamo. Scusi, era, mi dispiace di averla disturbata. Mi dispiace. Suonava la sveglia, magari una Camporeale. 150 di pressione arteriosa, manco un più bianco e un pitino da vespa. Capaci che magari la moglie orfana di marcia. La moglie, chiedo che ne cangia uno e onno. O te ogni modo che una rivista a Catania, passo il ricaio, io metto un cano cannocchiale in giro, dalla soubrette fino all'ultima ballerina dell'ultima fila. Signora, e lei vuole la televisione? Ah, donna Roma, ma chi è? Donna Roma, vedi un cane, c'è per mettermi una censura, io ho una figlia signorina, capace che io da lì a casa non vengo con tutti i scarpe, se no. Ma... Ai... Verrà il giorno, tutto qua, è scritto tutto qua. Vuol dire che ha un appartamento di 5 stanze, doppi servizi, porta in vino di Russia, mobile fratino, Luigi Filippo, Provenzano, brucia profumi turchi, pasteggia con arte spumante, tutto qua è scritto, tutto verrà il giorno dell'inchiesta, verrà il giorno. No, vado così.
Un famoso cameriere scemo lo batte in sale. Cameriere scemo do batte in sale. Scemo, non dice buono. Ci ci buttai un vestito. Ah, bravo, bravo. Vene che a me una mano, donna Rumba, vene che... Comandate. No, rigore, a me una mano, donna Comandate. E dammi una mano, stai dicendo, no. Vene che, vediamo se mi vuole levare a sto coso. Lo vedo subito. Leva a me, lo leva a me. Aspetta il legge che sta facendo, oh, mi scippo bene, il legge, piano piano, ai. Facciamo una cosa, io giro l'innaffiatoio di sinistra a destra e così giro bene di destra a sinistra e vedremo. Vedremo, che vedremo? Che succede? Che succede? No, vedremo che succede. Ah, vedremo che succede, tutto un gugliato. Un gugliato. Vedremo che succede. Avanti. Aio, oh, aspetta, che sta facendo? No, non succede niente. Non può succedere niente, donna Roma, non è che è ammetato, è invocato, che la materare solo. Ah, no, pensavo che era ammetato. Ma l'ho ammetato, la materare. Ah, ma facciamo una cosa, non vi preoccupate. Non mi preoccupo. Attaccatevi al divano. Attaccatevi al divano. Attacco un col divano. Signora, vuoi tenere il pezzo da scegliere, per favore? E ti telefono per sottacci! Ah, lavavolo, donna Rumba, forza! Non vi preoccupate, al massimo si può scotticare un poco di carne, ma tanto, tanti di carne che già fa facistero! Va bene, se siete, però cerchiamo di non scotticarla, vecchio! Non vi preoccupate! Alleggio, donna Rumba, alleggio! Oh, donna Rumba, la sottata un po' di mia, alleggio! Qui è! Ah, e che sta facendo la sottata un po' di mia? Non vi preoccupate che non faccio accennare a nulla! E se ci manca che sto solo, vuole altro posto! Ci spicciamo, siamo pronti! 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 Oh. Ah, aspetta! Oh. Aspetta! Siete, mi piglio una pinna alla pomola di mare questa! No, non vado a scuracciare! E hai un'idea che funziona! Oh. Sì, sicuro, sicuro! Sì. Mettete a panza sotto! A panza sotto? E te da panza sotto? Ci metti sulla corda, la sinnaffiatura! Mi mettete la panza sotto. Mettete la panza sotto. Che la ma passare a Romino con qualche marea. Mettete la panza sotto. Mettete la panza sotto. Allora, signora, così a fare un favore. Là, la sede, po' a panotto. Allora, posso pigliare il paricchi che hai qui? Oh, paricchi, chiaricchi. No, paricchi no. Su scala velocità a palestra non ci si fa. Ma che terna, oh! Siete donna Roma, cerca di non sgarare la velocità che devi scrivere adesso! Siamo pronti, siamo pronti! Mettete la panza sotto il muto! Ah, ma stai un muto, aspetta! Alleggio, aspetta, donna Roma! Donna Roma, oh, donna Roma! Mi è permesso? Donna Roma! È permesso? Qui! Buongiorno, in casa del signor Orecchio! Ci prego, desidera! Volevo conferire con il signor Orecchio! Ci prego, qui dice! Avanti! Ah, dici, chi vuole? Volevo conferire con il signor Orecchio! E parlasse con mia, chi c'è? Avanti, sono comodo! È lei il signor Orecchio? Prego, sono comodo! Io ho un appuntamento con lei! Dando onore e piacere! Venga avanti, a me la gente mi piace mandare negli occhi. Signora, io sono un'intervistatrice della ITL. Istituto Tappenari Lofi. Istituto per l'indagine sul tempo libero. E la ditta presso la quale lavora mi ha fornito il suo indirizzo. E per poterle fare qualche domanda, spero che non avrà difficoltà. Ma uno che ha difficoltà che hai, ha difficoltà di respiro, stai occupando. Capisco, nevrosi con angoscia respiratoria. Vedo anche che si sta facendo psicanalizzare. Certo non è proprio il metodo adatto, non è proprio quello freudiano. Comunque, visto che è occupato, magari ci rivediamo più tardi. Una mezz'oretta mi sei essere lì. No, diciamo tra un'oretta, eh? No, magari tra 8 donna. No, signora, non è possibile. E un giorno feriale? E neanche, signora, sa? Capisce, queste indagini vanno fatte proprio toccando con mano, tanto per usare un eufemismo. Oh, che eufemismo vuole toccare lei stamattina nella sta casa? Volevo dire che trascorrendo con il lavoratore parte del suo tempo libero ci si rende meglio conto più di quanto lui ci possa dire che, per usare un altro eufemismo, si viene messo nudo. Cos'è che viene messa nudo? Spero
che ci vediamo più tardi, che lei non abbia difficoltà. Ma no, signora, sono qua, io sono qua. E allora a presto, signor Orefice, è in gamba, eh? È in gamba, sì, è andando, su salotti a mettere la foto perché io faccio succedere un 48, ma anche della buona notte. 48, chi deve venire a per trovare? Ma ora siamo a Giovanni. Ma signora, poi scusate, a Camboriale tutto, e a Torandone niente. Una volta ogni tanto ci capo da una congiuntura, a tuo purello. Niente, donna Roma, chiama a fare, non devo procurare una bombola d'ossigeno. No, no, ne spicciamo, signora, un guabarotto. Siamo pronti? Pronti. Uno, due, e tre! Cavolo cascarlo, don Antonio! Lascia perdere, la donna Roma. No, ma no, non vado a scoraggiare! No, no, lascia perdere! Ma stai con l'anno a fiuto! Ma non mi posso lasciare! Ma basta, non vieni che rocco, se posso finta che avvici un fioretto, non ne parlo! Ora mi ne vai nei pippino, un ferrato, e mi faccio l'aria un mattetto e scappetto! No, te ne chiedi completamente, non passare che manco la strada, vattini, portici 15 metri a Don Cammello, sparisci! Vattini! Ormai è una questione di principio! Te tornare! Non tornare più, non tornare! Vabbè, mamma. Senta, appunto la televisione la posso contare. Non c'è più la televisione. E perché stai che incendio? Perché mi ha pensato sta una volta a Romini? E appunto non mi chiamare mamma, che mi masti sedato. Ah. Oddio, mi rimbacciaste davanti nel sangue. 20 anni che è stato caduto a casa, senza contare però tutti i sacrifici che hai fatto. 20 anni. Ho lasciato al seno i tuoi bambini. Quale seno? Mamma, che seno? Che seno? Vivi che mi chiamano Biberon, semmai le hanno ucciso il seno della Carlo Erba. E va bene, ma con ci facevo un bagnetto, con ci fece fare i primi passi, con ci cantava con la nonna. E fiabbi, con ci contavi, fiabbi nonnina. Che braccia grande che hai per abbracciarti meglio, amore mio. Nonnina, nonnina, che bocca grande che hai, ma dove vai? Oh, botta di volere. Sono stata nonna e madre, e se tu ti sono buttato una sorte senza avere una moglie, io sono stata sposa e madre senza marito, io magari io ero giovane. È sperato. Ma io a nonna che i miei figli non ha marito, no, le va di ma che vuole, che vuole? Sperare, che va a sperare, tu una come chissà dell'intipita che ti ha maritato, gioia mia. Va bene. Usai che ti dico, mi ne torno a paese. Sì, mi ne torno a paese, che ti pare? Io non paese hai tante cose, che ti pare? Che io paese non è niente. Se non me ne vai a paese. Io ho paese, sono proprio a sapere. E usaccio, hai due case, hai tre frati ricchi, hai un grano con caparese, ricco magari. Io ho con tutte queste ricchezze, hai un paese con un canone con malato che ha bisogno di un po' di carità cristiana, tu stai qua, perché non ti smuovono, mangi i cannonati. E mi pare che arriva un momento che avevo disturbo. Quando? Io avrei 10 anni che aspetto, io avrei 10 anni. Senti, sono già smettere di insultarmi, vada, mi dispiace perché nessuno c'ha, ma sono dispetto tu fai sempre davvero. E quando mi fai? Quando? Oggi stesso, fra 8 giorni me ne vado. Ma resisto oggi stesso. Dico oggi stesso mi dà decisione, però prima voglio vedere come va, se te me lo ribolo con la tappinara, e fra 8 giorni me ne vado. Lo sapevo. Mamma mia, che emozione! Ho visto Caburro! Che mi disse tu? Caburro! Che mi disse Caburro? Caburro! Ho visto Caburro! Allora non ho capito, scusa, che vi disse? Quando andate a salire Caburro, che sei 100 anni ormai! Ma che 100 anni? 100 anni di galera può avere! Come una galera? Uno che scrive canzonetto mettono in galera! Ma quale Caburro che visti? No, Caburro il poeta di Credo Tempi! Caburro il bandito evaso! E uno vi disse? Ma come uno visti? Non stai la messa tu? A messa degli 11! Uvriste? Sì, alla messa delle 11! A Vittorio Emanuele! A Vittorio Emanuele! Ma come uno scappa, no? Cazzo di Milano per andare a messa a Catania! Sammuccia a mezza fuga, appena si fa riconoscere! A Catania! Mamma, vieni qua! Taglia questa fotografia! E preciso! Taglia! Per succede? Che succede? Cuta roda? Come roda? Taglice, o taglio l'occhio! Una sola bocca! Mefistofele! Satanic! Già, cos'è che ci assomiglia un po'? Maria, cara, fosse
sì. Ma come vuole far capire chi è chiesto? È un uomo! Lo capivo, vabbè, ma chi è che ha fatto? Ma chi è in carcere? 5 distributori di benzina, 3 coppie di innamorati, un pensionato delle ferrovie e una bomba a Monte Napoleone. Io ero a telefonare a Pinghi Pinghi e... Ma chi fu? Che fu? Stata mia buona. Mi poteva venire una volta una talora, tu era ricoverato a Santa Maria. Senti papà, però non è bello che ti fai acciuola a così di Gioacchino che sta per arrivare. Figlia mia, ci ha mandato andato, eh? Cecchine. Io devo chiamare a Pinghi Pinghi. Oh. Pronto? Gioacchino, Pinghi Pinghi mio, che emozione! Indovina che ho visto uscendo dalla messa. Ma quale direttore del policlinico? Capurro, sì, Capurro. Sì, sì, il bandito. Pronto? Pronto? Pinghi Pinghi? Ma chi parla? Ah, Cavalieri, buonasera! Ma chi è stato di Gioacchino? È svenuto! Certo, che del distonico, tu non ho visto! Cavalieri, ma che fa? Ah, meno male, meno male! Aceto sotto il naso e 10 gocce di Bellengill! Sì! Pinghi Pinghi, amore mio! Mi sono sbagliata! Sì, ma no! Era uno che assomigliava a Capurro, ma non era Capurro Levasseur, no, no. Bravo, bravo, vieni, vieni subito che ti stai aspettando, sì. Ma no, stai tranquillo, Vito, scappavo in Francia. Ciao, ciao, ciao. Teresa, ma vuoi spiegare come puoi installare sto coso? Ma perché, papà, che ci vuole la laurea in idraulica? Ma io non lo so, e poi senti, sta venendo il Gioacchino e ti faccio una così ancora in pigiama. A proposito di questo discorso, Ciucciuaste una bella sistemazione, ti saranno da fare più ciccarci una sistemazione? Vabbè, mi hanno fatto 2 o 3 promesse, non l'hanno fatto. Papà, ti raccomando, perché Gioacchino è debolino, ti raccomando, una sistemazione, a essere in giavaglio, che ne ha fatto, niente, la mattina a fine sera. Siamo a cercare un posto comune con forza. Io gli telefono alla polizia. Ma chi chiama la polizia, Teresa? La polizia non è a posto più, io non manco la pistola, sapete, non andiamo mano. Ma no, mi Gioacchino, mi Capurro. Ma te fissaste, Capurro, Teresa, che non tu, è in Francia, ma da, guarda che faccio. Ma tu mi arrabbi, che è l'orario, il giornale radio, ma così sempre scustista, chi sei tutto stato da pazzo? Sì, il giornale radio, sulla fuga di Filippo Capurro, ascoltate il servizio del nostro inviato speciale, a voi Mario. Vi parliamo, gentili ascoltatori, del rito Fragrella di Bari. Nell'imminenza della stagione balneare, una nota drammatica è venuta a turbare l'atmosfera di euforia che precede l'arrivo delle grandi ondate turistiche. Ecco il fatto raccontato dalla viva voce del bagnino Marcello Visatis. Un fatto da dire che ci fa così, che verso le 7 si è presentato un individuo che mi ha noleggiato un moscone per farsi una remata. Ma quale elemento è stato i suoi sospetti, signor Bisani? L'individuo parlava con un accento siciliano e si è messo in mare con una custodia di violino. Ora tu capisci, no? Che per mare non è che si suonano la serenata. E niente, niente, in quella custodia c'era un mitra. L'individuo sospetto si è allontanato costeggiando o ha preso il largo? No, no, un largo. La doppia croce sta puntando sull'Albania. Tutti i pescherecci della zona sono stati avvertiti di segnalare la presenza di natanti sospetti. Non è escluso peraltro che venga richiesta la collaborazione di una flotta di cannonieri slavi. Secondo il Nora, lo capisci? Ma non è in Francia, se in Francia, Albania, ogni idea, usare, basta che se io e suora mi sapere. Ma secondo me, questa foto era preciso. Pronto? Pronto? Pinghi Pinghi, ancora là sei? Come? Sì, va bene, però vieni subito. Ciao. Dici che vuole trovare il riso in bianco? Perché sta notizia di Capurro ci dice sbuttare lo stomaco. Sì, chi sa fu. Va bene. E venire a preparare un riso in bianco. E vieni con me. Mi chiede a insegnare come si fa. E ti dà domenica prossima. Un riso Pinghi Pinghi ce la farò, no? E perché? Perché il bruto mi ha cacciato! Non l'hai cacciato a nulla, io devo fare lo spetto! Oh, ma tu capisci? Ci ho fatto un'isola perché mi... e voglio fare un paese! Suica, ti va?
la tu che l'hai vista quadrare? Ecco! Ah, ma ci devi sparare giù le sapinghi pinghi! Vado bene! Pronto? Commendator De Lillo? No? Scusa, avrò sbagliato, con chi ho il piacere? Campo Reale? Scusi tanto, sì. Cornutone! Ma chi siete? Non mi riconoscete? No. Leggete. Discorso di nicchia sono ai presidenti. Sì, di nicchia sono. Io sotto, non c'è la fotografia. Filippo Capuno. Capuno. No, sì, mo. Che c'è in casa? Ah, mamma è Teresa. Ah, sentitemi buono. Sì. Mi servono 8 ore di sicurezza perché l'amico mi sta preparando un imbarco per l'Africa e devo raggiungere entro la notte il porto di Ognina. Sì. State tranquillo. Io Capurro non mi tocca. Ma so picca picca, cercate di fare lo spetto. Pelo, io contropelo, scemo, io pressione, mi sono spiegato. Chiaro. Un nessuno vostra mazza e vostra figlia. Sono un rapano. E che stanno facendo? Ci stavano scorando un riso e pinchi pinchi. E qui ho atto. No, è Gioacchino. Hai visto un atto che si chiama Gioacchino? Io, ma quando mai che l'ho detto? Ma possibile? Ma non signora, Gioacchino è di mie figlie. Ah, la vostra zita. La vostra figlia, ma che zita, cognato? Ma quale atto? Devo comparato le atti. Ma ora, qui è Gioacchino? Gioacchino, io ho di mie figlie. E pinchi pinchi, qui è? Ma cominciamo da tavola! Allora, da quando ci sono? Ah, mamma, vostra figlia, e pinghi pinghi! Su pinghi pinghi non è un atto! Qui è! Ma un stare insieme, ho zitto le mie figlie! Ma dice che era Gioacchino? Sì, ma... Ma allora, vostra figlia è zitta con voi! No, chi c'è? Non si dà... Gioacchino e pinghi pinghi sono la stessa persona! Ah! Non vuoi il cognome? Ah, non potevo venire prima! Ma se non mi hai fatto manco parlare, mi state facendo confondere! Io? Io mi state facendo confondere, io! Mi state facendo capurro, pinghi pinghi è il verseggiativo! Ah, allora non siamo la stessa persona! Sentite, capurro, non siete mica che a fare, io lo faccio, non lo farò con più! Prima di tutto, ama stabilire con c'è da fare! Ma non stai dicendo mamma e Teresa! Io pinghi pinghi! No, pinghi pinghi, non c'è! E allora Gioacchino! Ma con Gioacchino, non è bene la pranzo! Madonna mia! Facete bene a tutta parte a parte! A tutta chi ti casolda! Facetele bene a casolpelo! Va bene! Mamma! Ma mamma risponde, è affermato con me, è affermato. Mamma! Ma è affermato. Ma perché è affermato?
Io fino ad ora ho che ne si fregavo. A mamma è sempre a mamma. Chiama la mammina. Allora, dolce. Mammina dolce. Mammina dolce. Mammina dolce. Mammina, vieni qua, ci sono ospiti. E magari Pinghi Pinghi. Allora Gioacchino. Non c'è manco Gioacchino. Io vorrei sparare. Ma io vorrei sparare. Che hai a fare? Allora fare bene qua, a tutto pare. A tutto pare. Ma vuoi venire qua? Vuoi venire? Io non ci parlo. Vuoi dire che non mi pare? Non mi pare. Vieni qua, c'è ospiti, io sono ospiti, venite qua. Non mi interessa. Vieni qua, mamma. Dice, ti dà sta casa io. Non li prendo. Buongiorno. Mamma. Mamma. Domani mi manda più l'altro cosa. E vai, venitela. Dove andare? O paese. Mamma, Capurro. E non mi interessa, Capurro o non Capurro, sono signore, sei permesso di tu. Capurro. Ora chiamate vostra figlia. Teresa! Gli è magari il Pinghi Pinghi. Non c'è che sta dicendo Pinghi Pinghi. Nonna, io mi viene che tutti ho paese. E noi stiamo in un paese. Noi stiamo in un paese. Tale e quale è Capurro. Il Capurro che sto? Oh, il lavoretto, io che lavoretto, che parola di lavoretto. Da bene, che c'è? Cabana ci sono le stanze della mamma e dei miei figli. E cabana che c'è? Cabana ci sono, c'è una stanza e i servizi. Fanno ingresso e ci sono da sta casa. Bene, ora aspettatemi che devo ripetere il discorso. Prima di sera me ne vai a contare ogni una e mi imbarco per l'Africa. Egitto? Come? Dico, Egitto? No, dove sia? Se partire andrò in Egitto e il diritto non è più. Va bene, signor Sappai, non faccio una gita. Dico, a buacce fastidio, non ve lo voglio dare. E amore, piacerebbe che Capurro. Ma su picca picca, qualcuno cerca di fare un spesso. Ma questa è come casa vostra, Capurro. Signor! Ma come lo puoi fare, sto schifo di menaccia. E che modo è? Ma dove sta tannicchiamo, dove la parrare? Su picca picca qualcuno cerca di fare un spetto, la prima vittima sarà lei, a mamma. Ah? Scusa, Ha voluto bene a vostra madre? Oh, a lei, c'è sparo. Ah, noi che mettiamo su di lui, scappasse, non mi chiesa, aiuto, tu mica... Ci potete scommettere? Se dai. Volevo fare la prova? No, ci grido. Ma no, ma se invece io scappo e grido, aiuto! 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 C'è sparo. Ah. A lei! Ma perciò con curruro sparo che sembra mio. Lo avete detto! Che uomo! Capurro! Siete il trionfo degli ormoni maschili! No! Assoltare! Una preghiera! O primo che mi metti mano nella faccia, c'è sparo! Ma che schifo di mazzia! Ma quella mazzia che deve soldi, dai! Ah! Non era così! Allora dico fra uomini, se per disobbligare, dico se la signora è di troppo, possiamo provvedere. Però presente. Benissimo. Poi. E Gioacchino mio! La faccio tutta vite! Facci non c'è, state con un Signora, ci stavo schizzando. Alleggio, Teresa, alleggio.
Ma perché c'è questa faccia così triste? Qui c'è qualche mala notizia? Preparatevi, preparatevi, perché io non lo occupo, Poi magari c'è questo singhiozzo. E che non vada, è andando un po' singhiozzo, ne sta a bere 7 sorse d'acqua. Ma chi sta scherzando, mamma? Sempre sta scherzando, suonando come sogno, mi vedi una promonete, mi vedi, che tosto ci volesse bello spaviando ci volesse. E vabbè, allora volte, no, 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 non ti girare, no, 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 no. Io non mi giro, perché chi c'era, chi c'era, René, chi c'era? Volte, della parte bassa, sono giù. Il boom armonico! Ce sono io! Il boom armonico, eccellenza! Ah, che burro! Meno male che vieni Teresa, meno male che vieni io! Che burro!